Cornice degna di una grande partita, spettatori oltre 50.000, incasso record 845.000 euro, effetti speciali sugli spalti negli schieramenti preparati da Guidelin e Mancini. Il Palermo con Fontana, Zaccardo, Barzagli e Della Fiore, Cassani, Diana, Guana, Corini e Pisano, Bresciano alle spalle di Amauri con Simplicio squalificato e Di Michele indisponibile. Inter con Giulio Cesar, Maicon, Cordova, Materazzi e Grosso, Vieira, Javier Zanetti, Stankovic e Solari, Ibrahimovic ed Adriano che torna a titolare dopo un mese e mezzo, dopo sei minuti e subito Inter così con questo assist di Ibrahimovic, di Adriano per Ibrahimovic, il destro dello svedese da una trentina di metri, ma c'è anche la complicità di Alberto Fontana, 4 anni all'Inter, che non riesce a deviare questo pallone del giocatore svedese, 5° gol in campionato. È un Inter che detta subito legge in campo con Maicon, si propone, poi stacca Solari nell'area comunque presidiata del Palermo. Palermo che esce dal guscio dopo lo stordimento iniziale e si propone con questa manovra che porta Bresciano alla conclusione all'interno dell'area di rigore nerazzurra. Andiamo ancora con Adriano che cicca clamorosamente il pallone anche se aveva portato a spasso un paio di difensori avversari. Qui c'è Mancini che parla con Grosso mentre Guidolin mostra la sua pensierosa solitudine. 27° minuto, calcio di punizione per Adriano, respinta di Fontana, arriva Vieira, c'è il disturbo di Cassani e il francese non trova la porta. Poi al 30° osservate sontuoso pallonetto di Ibrahimovic per Stankovic che gira così in direzione di Adriano, il controllo, esce Fontana e poi il sinistro che viene chiuso però sull'esterno della rete. L'Inter che gioca bene ma non chiude la partita e questo è il difetto per quanto riguarda almeno il primo tempo. Prova anche l'ex Grosso ma è piuttosto velleitaria la conclusione dell'esterno sinistro nero-azzurro. Ancora su calcio di punizione Ibrahimovic e ancora difficoltà per Alberto Fontana nel guadagnare la presa. E siamo al 45° minuto. Guana in direzione di Pisano, il cross, deviazione di Bresciano e poi Amauri. Gran gol, sorprende la difesa nerazzurra del gol dell'1-1, il 6° gol del brasiliano in questo campionato che però aveva e ha delle condizioni fisiche imperfette, lo vedremo poi nella ripresa. Quindi 1-1 al 45° minuto, Palermo che naturalmente torna in corsa e poi al primo minuto della ripresa ancora Adriano con la sua progressione, il suo sinistro che scivola, la palla che viene consegnata comunque a Fontana. Ibrahimovic lamenta un indolenzimento alla coscia destra, chiede il cambio, Crespo lo rileva dopo 3 minuti e lascia la scena al 7° anche a Mauri, fuori i 2 marcatori, dentro Caracciolo, problemi anche per il brasiliano del Palermo. Al 9° minuto pericolo Inter sulle palle inattive, staccano un po' in tanti con Materazzi, con Vieira, poi c'è un'azione fallosa ai danni di Fontana. E siamo all'11°, questo cross con Diana che cerca la conclusione a turno, i centrocampisti del Palermo appaiono in zona tiro. 13°, Stankovic dalla bandierina, stacca Materazzi e la palla finisce sul palo, poi non c'è la deviazione di Crespo, si dispera Materazzi ormai diventato abilissimo su questi calci franchi e poi azione che parte così sotto gli occhi di Rosetti, siamo al 15°. Osservate, Adriano, insiste ancora Adriano, vede Vieira arrivare, eccolo qui il francese, si coordina, carica il destro del gol del 2-1, il primo gol in campionato per Vieira con la maglia dell'Inter, il 6° in 2 stagioni. Mihajlovic fa da filtro con la tribuna per avere suggerimenti da trasmettere poi a Mancini. Cambio forzato, dentro Samuel per Cordoba, cambia anche Guidolin, Brienza per Della Fiore, Palermo che difende adesso a 4. L'Inter sembra congelare il match con un tranquillo possesso di palla, il Palermo prova allora a colpire con queste soluzioni su palle inattive, ci aveva provato Barzagli, poi ci prova al 40° anche Caracciolo su questo calcio d'angolo, va a botta sicura, il palo salva l'Inter e Giulio Cesar, possiamo rivedere la conclusione dell'attaccante del Palermo sul calcio d'angolo di Corini. Rivediamo ancora, stacca anticipando Adriano Caracciolo e qui la fortuna assiste ai nerazzurri. Poi ancora il Palermo che insegue il pareggio, il tiro di Bresciano, la respinta di Giulio Cesar
ma è l'ultima azione del match e la nona vittoria consecutiva dell'Inter in questa stagione, la sesta in campionato, vinto contro tutte le big. Dimostrazione di forza e personalità da leader assoluto, e con Adriano che sta reagendo. Invece Palermo un po' spaurito, soprattutto nel primo tempo, e scavalcato in campionato anche dalla Roma.